Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché ci prepareremo insieme, quindi ci truccheremo insieme, vi farò vedere come mi trucco. Vi ricordo che alla fine del video saluterò 5 di voi, quindi se vi va arrivate fino a quel punto. Inoltre avevo in mente di fare un video in cui rispondevo alle vostre domande, quindi se vi avevo piacere scrivetemi qua sotto qualche domanda oppure anche su Instagram in cui mi trovate con il nome di @alicelatte_basso, comunque lo trovate scritto qua da qualche parte o anche nell'info box. E niente, quindi direi di iniziare. Allora, intanto io mi sono già vestita, ho messo questa maglia dell'Adidas molto large perché mi è appena passato il raffreddore e voglio stare bella calda. E poi dei semplici jeans, salirò sulla sedia per farvi vedere, dei semplici jeans attillati blu. Questi qua mi pare siano di Stradivarius e sotto una maglietta, ma non c'entra niente, questa non si dovrebbe vedere. E niente, direi di iniziare. Per prima cosa io mi leggo i capelli. Quindi, elastico, anzi, no, forse metto la pinza, va. Che è uguale, comunque l'importante è non averli davanti agli occhi, sono bellissime. Guardate, oh. Bella, sembra tipo quel film degli anni 80, tipo Grease, con le super pettinature. Vabbè, va bene così, accettatemi così. Poi, inizio a mettermi il primer. Io di primer uso questo qua. Di Essence Prime Studio Redness Correcting più Pore Minimizer Priming, è quello verde che dovrebbe appunto minimizzare i rossori, eccetera. Quindi iniziamo a mettere questo. Proverò a farvelo vedere con meno tagli possibili, così riuscite a vedere i passaggi. Ovviamente io non sono una truccatrice professionista, quindi vi faccio vedere quello che faccio io normalmente. E niente. Non prendetelo come oro colato perché è quello che faccio io, ma ovviamente sarà tutto sbagliato. Però ogni tanto è bello anche vedere cosa fanno le persone normali, non solo le make-up artist. Perlomeno mi piace vedere questi video. Poi, mentre. Ah, comunque, questo secondo me è un buon primer. Costa poco, sui 3, forse 4 euro. Lo trovate da OVS, comunque, qualsiasi posto che venda Essence. Beh, Essence lo sappiamo, è un brand economico. Mi trovo abbastanza bene perché non mi fa andare via il trucco. E io solitamente lo uso anche un pochino sugli occhi, cosa che ora mi sono dimenticata. Così poi se vado a fare anche il trucco sugli occhi ce l'ho già. Allora ci mette solo un attimino ad asciugarsi. Quindi mentre si asciuga solitamente io vado a mettere le lentine a contatto. Io uso queste qua, che sono della One Day, quelle in silicone. Queste qua, che non sono le lenti colorate per gli occhi, ma sono le lenti quelle per la vista, insomma, quando non ho gli occhiali uso quelle. Allora, io inizio dal fondotinta o dalla BB cream. Uso ho questo qua di Essence che è Lista Perfect, che è praticamente come una BB cream perché è poco coprente, però mi piace l'effetto. E io ho la pelle secca, quindi quello che vi consiglio è, secondo me, perfetta per la pelle secca, perché sennò con altri correttori o fondotinta mi si vedono poi tutte le pellicine. Oppure uso questa BB cream di Rimmel. Ma oggi penso di usare il fondotinta. Allora io faccio così, tiro sulle maniche per non sporcare tutto. Uso solitamente questo pennello di Kiko. Per fondotinta e ne metto un po' sulla mano, così, ok, lo mischio un pochettino perché con il caldo un po' si divide, faccio dei puntini sulla faccia, le mie spiegazioni proprio ancora un pochettino forse. Fatemi sapere voi che fondotinta usate, con cosa vi trovate bene. Ok, e poi prendo il pennello e lo sfumo. Scusate se guardo di qua, ma ho lo specchio, se no faccio un casino già più di quello che farei normalmente. Io lo metto anche un po' sulle palpebre per rendere tutto un po' più omogeneo. Ah, il numero che uso io, se vi interessa, è il numero 50. Io ho la pelle molto chiara, avendo i capelli rossi.
pelle molto chiara. Poi, avendo paura che questo pennello con le setoline mi lasci un po' di righette, solitamente do l'ultima passata con le mani, che le mani con i polpastrelli non lasciano appunto le righette. Ok, questo è fatto. Poi uso correttore, il correttore. Allora uso, ho questa palettina di Essence con tutti i vari correttori, i vari colori che vedete, ho usato molto perché appunto mi piace, vi faccio vedere dentro i colori. Questa qua. Oppure uso questo qua di Deborah Milano, che è il correttore, non so se riuscite. Ok. Di 24 ore, che dura 24 ore, perfetto, non dura 24 ore, ve lo dico. Io uso il numero 04, solitamente con un pennellino che tengo dentro il coso dei biscotti che ho ritagliato. Vediamo se riesco a trovarlo. Ok, uso questo pennellino che in realtà sarebbe per i lucidalabbra, però io appunto lo uso per il correttore, perché non so, mi piace usarlo per il correttore. E penso che oggi utilizzerò la palettina, questa qua di Essence. Prendo il penultimo colore, questo qua, direttamente dalla palette con il pennello, potete anche però farlo con le mani, e crea una specie di V sotto all'occhio, anche se io per fortuna non soffro tanto di occhiaie, borse, anche se dormo 5 ore, quel problema non ce l'ho tanto, per fortuna. E poi, dopo che l'ho messo, così vado a stenderlo con la Beauty Blender. Questa qua è di quelle classiche. Ho preso un pacco su Amazon, davvero poco, tipo 2-3 euro, dove ce n'erano 5, tutte colorate. Quindi lo vado a stendere così. A volte picchietto anche un po', giusto per non lasciare lo stacco, perché è ovviamente un po' più chiaro del fondotinta. Ok, poi se ho imperfezioni come brufoli, eccetera, lo vado a mettere un po' sopra. Oggi ho questo piccolo brufolo, ma che ormai sta guarendo, che ha diciamo la crosticina, però un pochettino glielo vado a mettere lo stesso. Faccio la stessa cosa anche con le imperfezioni. Così. Ok. Poi io solitamente trucco appunto prima il viso rispetto agli occhi. Per prima cosa vado a mettere un po' di bronzer, che è questo qua di Kiko, si sì, scusa, tutto sporco, ce l'ho da un po', che è il numero 104, anche il suo specchietto, tutto sporco ovviamente anche questo, e poi appunto il bronzer. Uso come pennello sempre uno di Kiko, questo qua. Vado a prendere, tolgo l'eccesso e faccio un po' di contouring, giusto per dare un po' di profondità al viso e non essere un fantasma vivente, ma poco poco, perché a me non piace l'effetto striscia più scura, perché secondo me si vede che è finto. Poi lo vado a mettere anche sul collo, perché altrimenti si vede lo stacco con il fondotinta. Poi vado a mettere un po' di blush. Questo qua è di Seta Blu Make Up. Non mi ricordo neanche dove l'avevo preso, ce l'ho da un sacco di anni. Addirittura mi era caduto e si era rotto. Comunque lo prendo con questo pennellino qua, senza esagerare anche questo, perché non mi piace proprio troppo l'effetto Heidi. Poi, dato che non mi piace neanche il poco stacco che rimane, prendo questa qua per fissare, e che riesce appunto anche ad amalgamare meglio i colori, perché comunque appunto è bianca ed è quella di Essence All About Matte, e la stendo con questo pennellino qua appunto sulle guance, anche un po' sul resto del viso, anche se in realtà non ho tanto problemi di lucidarmi avendo appunto la pelle secca. Io con il viso avrei finito, direi di passare agli occhi. Allora, sono indecisa se usare questa palettina qua di Makeup Revolution, che è la palette Visionary, e poi ne ho anche un'altra, che è la Redemption Palette Iconic 2. Questi qua li trovate in vendita da OVS, se vi interessano, prezzi molto convenienti, ma mi pare di averle pagate meno di 5 euro. Penso che sarò più sulla prima che vi ho fatto vedere, quindi Visionary, perché mi piace molto questo rosino qua. Grazie. Ma mi sono dimenticata di mettere l'illuminante. Uso questo qua, che è anche un blush, questo pennellino qua che è fatto apposta. Ce lo mescolo un po' sopra. Lo metto un pochettino qua. Però non sta scrivendo molto, quindi lo prendo con il dito. Tornare agli occhi,
uso questo pennello qua con le setole così e prendo un marroncino. Mi sa che faccio un misto fra questo qua e questo. Inizio prima da quello un po' più scuro. Tra l'altro fatemi sapere se vi piacciono questi video make up. Inizio a mettere quello più chiaro, che vi dicevo prima, sempre con lo stesso pennello per schiarire un pochettino. Comunque prima non vi ho detto che avevo già fatto tutta la mia skincare e pensavo di portarvi un video se vi può interessare, sia di quella che faccio la mattina che di quella che faccio la sera. Quindi fatemi sapere con un like o con un commento se vi può piacere. Ora pensavo di fare un trucco sul rosa. Vado a utilizzare questo qua, tutta la palpebra mobile. E ora prendo un pennello e lo sfumo un po'. Mi si è smontato! Ma no! Ma no! Vabbè. No, devo cambiare. Ok, è la prima volta che mi capita. Si è proprio smontato. Ci metterò un po' di colla poi. Ok, quindi andiamo a prenderne un altro. Uso questo. E vado un po' a sfumare il tutto. Poi, con questo pennellino qua, a cui è rimasto un po' di colore, vado a metterlo leggermente sotto, proprio poco poco. Poi con questo pennellino qua, con la forma un po' più a punta, un po' più compatto, prendo il color questo qua, che è una specie di oro, voi non riuscite a vederlo ma è tutto brillantinato, e lo metto in questo punto per dare un po' di luce. Poi con il pennellino di prima che ho usato per sfumare, sfumo anche un po' l'oro e lo metto un po' sotto. Finire, metto il mascara. Io come mascara, mi trovo benissimo, uso il Vamp di Pupa. Poi direi di passare alle labbra. Avendo fatto comunque un trucco abbastanza evidente, perché comunque c'è un bel rosa brillantinato sugli occhi, pensavo di mettere semplicemente un gloss qua, che è uno degli ultimi, che è il gloss di MAC. MAC Lip Gloss nella colorazione A68 Cake Top. E questo trucco, cambiando magari un po' i colori degli occhi in base alle vostre preferenze, usando magari una tinta labbra che vi piace, un altro lip gloss, si può veramente adattare a molte situazioni. Questo è il risultato finale con anche il gloss. Ora direi di fissare il tutto con questo, che è il Keep It Perfect. Ok, mentre si asciuga mi sciolgo i capelli, perché io i capelli, avendoli mossi così naturali, non è che posso farci molte cose. O ci faccio un'acconciatura, o se li lascio lisci non ho molto da farci. Oggi li voglio lasciare sciolti, perché li ho appena lavati e non mi dispiacciono, sono un po' voluminosi, però io sono abituata, perché avevo provato a piastrarli, ma veramente piastrarli tanto li rovina parecchio. Comunque, questo è il trucco completato. Fatemi sapere se vi piace. Siamo arrivati alla fine del video, del momento quindi di salutare 5 di voi. Voglio salutare Sabrina Naciri, Benedetta Sopelsa, Sentimental Gatto, Fiore 997, Terry 1010 e niente, io vi ringrazio. Se volete essere salutati, i primi 5 che commenteranno qui sotto appunto verranno salutati in un prossimo video. E se vi va lasciatemi un like, condividete il video, fatemi sapere qua sotto se avete idee per altri video, appunto come vi ho chiesto all'inizio video, delle domande in cui appunto potrò farci un prossimo video. Seguitemi su Instagram se vi va, mi trovate come @alicelatte_basso, lo trovate qui da qualche parte. E noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!